Ok, normalmente inizio la giornata da qui, il mio video, anzi, normalmente inizio il video da qui, ma stasera iniziamo il video da qui. Ok, normalmente inizio il video quando arrivo in marina. Ok? Invece oggi ho deciso di iniziare il video quando parto dalla marina. Allora, ragazzi, oggi è stata una giornata abbastanza intensa e ora quando vado in macchina vi spiego il motivo, il perché, e quindi ho deciso di fare un video a porta, fare un video su quello che sta succedendo, come sta succedendo. È un video un po' particolare. Normalmente non mi piace fare questi video, ma lo voglio fare. Voglio, come si chiama? Voglio condividere con voi questa cosa che sta diventando un po' stupida, un po' troppo stupida. E quindi, ok, ci vediamo in macchina. Vai. Quindi andando in breve, andando velocemente col breve. Quindi il discorso è questo. Vi ricordate questo dipendente che ha rotto le scatole, bla bla bla, è tornato all'attacco ancora. Apparentemente ha avuto un colloquio con HR Director e ora è ancora tornato all'attacco dicendo che io non so fare il mio lavoro. Io praticamente faccio venire le barche senza farmi pagare il parcheggio e altre cazzate, vabbè, che si è inventato. E quindi questa è una cosa seria, ragazzi, questa è una cosa seria perché benissimo se mi dice che metto le scarpe rosse e che non gli piacciono, va benissimo che puoi dire quello che vuoi, su dire una cosa dove può essere comunque messo col mirino contro e andare a dire a HR che io non faccio pagare le barche, comunque, quindi è quello qua rubare. Questo non mi sta bene, quindi questo si è toccato il fondo perché, che poi è tutta una cosa, non è neanche una cosa che faccio io, perché tutta la parte amministrativa passa da Jackie, quindi io non so neanche, cioè io so benissimo quello che pagano, quello che non pagano, ma io non faccio questo, alla fine è la parte del lavoro di Jackie che quando arriva la barca presentiamo le carte e lei fa tutta l'amministrazione, come se io vendo una macchina. E poi do tutte le carte alla persona che è al compito di processare tutte le carte con le banche, queste cose qua. Qual è il lavoro di Jack? Io no, faccio quello, so come si fa, ma non lo faccio. Ho fatto l'inizio quando devo imparare, ma adesso non faccio più quello. Quindi lui praticamente mi ha andato a dire alle HR Director che io praticamente non faccio pagare queste persone e quindi questo è troppo. Ora, due cose. Primo, ho chiamato subito Director, domani mattina alle 9 ho un appuntamento immediato, prima cosa da fare, perché comunque è una cosa che veramente non sta nel cielo in terra. Il mio capo, ho parlato con il mio capo e lei comunque anche lei e poi è tutto registrato, ragazzi, quindi è registrato, cioè non è che possiamo andare a inventarci le cose. Io penso che lui ha immaginato che c'era una barca italiana, prima, quello che mi sembra, avete visto in un video, e praticamente questo è un transient. Praticamente il transient è come tu vai in albergo, stai 2 notti, 3 notti, paghi e vai. E quindi quello non viene registrato nel sistema normale che dove lui ha accesso, ok? Ma viene registrato da un'altra parte.
due differenti puntini. Vabbè, comunque, vieni comunque registrato. Dobbiamo registrare, perché comunque è anche una cosa che dobbiamo presentare allo sceriffo. Quindi lui non sa forse questa cosa, e quindi è andato, credendo di fare il grande, di fare il figo, è andato e ha detto che praticamente Walter non charge, non fa pagare queste barche. Bello, bello. Ora, io sono quasi 8 anni che faccio questo, 7 anni e mezzo che faccio questi mestieri, e tu pensi che io mi faccio prendere da in giro da te, da uno così, o comunque mi faccio puntare il dito addosso. Quindi questa è una cosa veramente brutta, e mi fa stare male, perché ti giuro, è un ragazzo giovane, 25 anni, 24 anni, quello che è, e ha già una malignità incredibile, è pazzesco. Vabbè, quindi, due cose. Prima ho parlato con il mio capo, ogni tanto mi cadete, prima ho parlato con il mio capo, e domani mattina andiamo subito con il mio direttore HR, e poi qui in America praticamente puoi denunciare una persona per diffamazione, e quindi ho già parlato con Nicole, questo è il terzo passaggio, quindi erano tre, scusa, erano due, tre. Quindi il terzo passaggio è una bella denuncia di defamation, quindi diffamazione, soprattutto nell'ambito lavorativo, e perché mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto le palle, questa non è una cosa giusta, e non è giusto che una persona possa fare queste cose, e quindi questo sarà, e lo faremo anche abbastanza pesante. Quindi questo era un piccolo aggiornamento dalla giornata di oggi, abbastanza noiosa, non mi piace. Io non capisco questa persona, non vuole far carriera, non le piace il lavoro, non le piacciono i suoi colleghi, non le piaccio io. Io non capisco perché HR, e questa è la corporation americana, non capisco perché HR non lo manda via. Ma vattene, ma che fai? Oltretutto, questa è una cosa che dirò domani anche a Reggiani, dirà, sta infangando anche le prestazioni di tutti gli altri ragazzi e persone che lavorano nella Marina. Quindi, che ci stai a fare? Ma vai a trovarti un lavoro che ti piace, vai a fare quello che ti piace. Quindi, quindi questo sarà appunto l'argomento domani con HR. E comunque questa è la corporation americana, a volte, ragazzi, e praticamente è difficile con mille, specialmente in California, con un sacco di leggi, le piccole cose, è difficilissimo per HR trovare una giusta come si dice, una giusta causa per mandare a casa una persona. C'è questo, quell'altro, c'è questa legge, devi stare attento perché se no ti dicono di qua, non puoi fare così, non puoi dire giù, non puoi dire destra. E quindi questa è una delle cose che non sono molto d'accordo per quanto riguarda corporation americane, e che poi penso sia anche corporation in generale, però io ho avuto solo esperienza con l'America, con le corporation. Quindi è incredibile come la cosa viene gestita, ed è comunque stressante, perché interessante, e quindi niente, questo è un piccolo aggiornamento, ragazzi, che ci devi fare. Ora sono arrivato a casa, mi faccio una bella doccia e mangio un boccone, e poi ci vediamo, alright? Ma io non mollo, ragazzi, non mollo, perché io sono bravo, buono, mi diverto, però non mi faccio mettere i piedi in testa, da queste persone. Queste persone sono maligne, sono cattive dentro, hanno proprio questa cattiveria dentro, forse invidioso per qualcosa, non lo so, io non ho idea. E quindi questa cosa non va permessa, e quindi gli spezziamo le ali prima di prendere il volo. Domani poi farò questa cosa con il jar, vediamo come va. Ragazzi, vado a mangiare un boccone, ci vediamo dopo. Ciao. Boo!